Siamo all'Inter, però adesso andiamo tutti a Roma, ce lo meritiamo tutti. Me lo merito io, lo sapete tutti, ma soprattutto la città. Che questa sera hanno fatto veramente, come sempre, ma questa sera sono stati fantastici. Ho visto che l'ha riconosciuto anche Guidolin. È la spinta della città. Tutti avevamo voglia di andare a Roma, dopo tanti anni. Sapete quanti sacrifici abbiamo fatto noi, voi, ripartire dalla C2. 12 anni fa si chiudeva una Coppa Italia, poi non c'era più niente. Siamo ripartiti con l'Udinese un anno e mezzo fa, quando quelle sensazioni di settembre che avete scottato la scintilla, tutto doveva essere il destino. E allora, insomma, per me è anche difficile stasera, veramente sono emozionato dopo come non mai, perché sono andato via qualche minuto prima, un po' parecchi minuti prima. La sentivo perché era qualcosa che volevo assolutamente io. Volevo per me, ma per tutti. Questo è un regalo per la città. Adesso però non abbiamo conquistato ancora niente. Un grande prestigio, andiamo a giocarci la finale. Oggi la Fiorentina dell'era della Valle entra nella storia. Lei ha una dedica particolare per la conquista di questa finale? Dedica, sì, ce ne sarebbero, sì. Dedica per esempio mio padre, ma poi sono cose... La dedica forse è la città questa sera, la dedica proprio ai nostri tifosi. Non è retorica, credetemi, ma sentirli così vicini da tanto tempo, ma questa sera... Proprio erano loro che ci stavano dicendo: ragazzi, portateci a Roma, perché si sentiva, si respirava da tanto tempo. Ecco perché la sentivo molto questa serata e come non mai, non è mio solito andarmene nel secondo tempo, però la sentivo troppo. Quindi la dedica è anche a loro, oltre a chi mi vuole bene e che mi sta vicino. Ha detto che aveva sofferto tante critiche. Sì, questa è stata, come vogliamo chiamare, una scommessa, no? L'abbiamo difeso, noi lo sapevamo le qualità di questo ragazzo, lo vedevamo sempre in allenamento, anche in tante partite. Bisognava solo aggiustargli un po' delle situazioni, che anche con nuove persone arrivate, l'hanno. Quindi sono contento per lui, perché poi io non l'ho visto all'ultima azione, ma mi hanno detto, poi l'ho rivista dopo, insomma è stata una gran parata, ha salvato il risultato, no? Una vittoria giusta. Onore all'Udinese, che è una gran bella squadra, però questa sera... La Fiorentina ha fatto qualcosa di più. Da New York ha esultato anche Pepito Rossi. Lei sogna, come tanti tifosi, certo, della Fiorentina, di averlo davvero in questa finale? Adesso le prossime settimane saranno molto importanti. C'è molto ottimismo. Intanto è tornato Gomez, l'avete visto per la prima volta, che nel corridoio dello spogliatoio, di solito vi racconto una cosa, lui arriva sempre dalla parte sinistra, quella che arriva dalla tribuna, e poi ci salutiamo all'entrata dello spogliatoio. Finalmente oggi ho detto: ti vedo la parte destra che sali le scalette con la squadra. Comunque lui è quasi pronto,